Ben ritrovati sul mio canale, sono Paola, sono una psicologa, aiuto le persone a scoprire il proprio vero sé e nel video di oggi vorrei parlare di meditazione e vita quotidiana, come fare a mantenere uno stato calmo, tranquillo che ci può giovare nella vita di tutti i giorni, al lavoro, con gli amici, nelle situazioni veramente più quotidiane come lavare i piatti, lavarsi i capelli, prendersi cura di sé, fare la spesa e ditene una voi e di come questo stato meditativo è una cosa raggiungibile e è una cosa che tutti possono applicare su se stessi. È una tecnica importante per stare nel momento presente, perché dobbiamo ricordarci che nel momento presente non c'è affanno del futuro e non c'è neanche rimorso o rimpianto di nessun tipo per il passato, c'è solo quello che è e il futuro nel momento presente e il passato si annullano e bisogna dire che in una maniera filosofica ma anche abbastanza logica il futuro e il passato non sono nella nostra esperienza, quindi non esistono, perché questo secondo che sta passando adesso al minuto 1:20, al minuto 1:21 è ancora presente, perché è questo che sta avvenendo in questo momento. Per questo vi lascio cercare voi e vi lascio approfondire, perché il tema è appunto quello della bellezza di stare nel momento presente, ad esempio lavando i piatti, respirando e una corretta respirazione aiuta nella postura, aiuta nella respirazione, mantenere le vie aeree libere ed è importante per una buona digestione inoltre, è importante per tutto il chi della vita che descrivevano i taoisti nelle antiche tradizioni orientali, è qualcosa che è centrale per la vita e consiglio di respirare, fare dei respiri profondi e entrare quasi in uno stato meditativo quando lavate i piatti, concentratevi sul vostro corpo e allo stesso tempo concentratevi nel momento presente a passare la spugna, a lavare bene tutto, a risciacquare. Se sentite tensioni, non cercate di ricacciarle o di lamentarvi nella testa riguardo a queste, ma ascoltate e lasciate che salgano e lasciate che le sentite veramente, sentitele nel vostro corpo e state comunque concentrati sull'azione di lavare i piatti. Dopo un po', senza combattere e spingere indietro queste tensioni, vedrete, vi accorgerete che continuando a respirare profondamente la tensione sarà passata o si sarà allentata lievemente e poi il grado di sollievo migliora con la pratica, anche quando ad esempio siete con i vostri amici e state assaporando una tazza di tè o state bevendo un buon vino rosso, state nel presente, ascoltate veramente le altre persone, non fatevi bloccare dal passato e non fate sì che il futuro vi impedisca di prendere decisioni nel momento presente e avere anche una spinta verso la conoscenza e verso cosa ci sarà dopo, perché questa è tutta una scoperta e ognuno ha la sua strada da percorrere. La frase è un po' ovvia, ma rende bene il ragionamento. Inoltre, bisogna per veramente star centrati nel momento presente e riprendere possesso di se stessi e stare bene. Bisogna ringraziare la vita per tutto quello che abbiamo, anche le cose più semplici, e non dare nulla per scontato, perché ci sono situazioni che sono, non dico meno fortunate delle nostre, perché quello può variare, ma il fatto solo di essere vivi in questo corpo e la probabilità che ci sia un'altra persona identica con le stesse caratteristiche morfologiche, biologiche, emotive e mentali a noi è molto molto bassa statisticamente e bisogna ringraziare anche perché
possiamo vedere tutto quello che c'è intorno a noi, possiamo avere del cibo buono sulla tavola, possiamo essere vivi e assaporare questa esperienza che è la vita. Oggi è il 15 di agosto. È Ferragosto in Italia. Vorrei ringraziare tutti gli italiani, anche tutti gli italiani all'estero e tutti gli italiani in Italia, specialmente i miei amici che saranno in Scorlanda e si staranno divertendo. Buon Ferragosto a tutti. Con questo video ho concluso. Spero vi sia piaciuto, spero che abbia risuonato qualcosa in voi. State centrati e state nel momento presente. Much love. Peace.